Penso che il battesimo sia un grandissimo dono che Dio ha dato a noi, e escludere, non dando il battesimo alla figlia, era come togliere una grossissima opportunità di gioia, di inserimento nella vita della Chiesa, ecco. Noi abbiamo battezzato i nostri figli perché siamo genitori credenti, praticanti, e riteniamo che sia stata una scelta importante per loro, dargli una guida, una partenza per la loro vita. Perché come genitori siamo consapevoli che nel figlio c'è un qualcosa che non è solo nostro, ma proviene proprio dalla volontà di Dio. Io penso che non si possa essere cristiani senza Chiesa, perché è nella Chiesa che io ascolto la parola di Dio e nella Chiesa che io mi alimento del suo corpo e del suo sangue. Quindi non posso non essere cristiana senza essere partecipativa di una Chiesa. Allora, secondo me è importante far parte della Chiesa perché vivere insieme agli altri nella comunità cristiana aiuta a crescere tantissimo. Vivere quotidianamente, ma soprattutto essere genitori in questo periodo storico in particolare, sarebbe veramente difficoltoso se non mi sentissi accompagnata quotidianamente da proprio certe persone. Perché mi ha insegnato ad amare me stesso e di conseguenza sono riuscito ad amare gli altri. La nostra comunità è appunto da un paio d'anni che manda delle coppie a trovare queste famiglie che hanno deciso di battezzare il loro bambino. Ho notato che all'inizio queste coppie sono un po' titubanti nell'accoglierci, quasi hanno timore che andiamo a controllare nelle loro case, però poi vedo che sono contente, anzi sono coppie anche che arrivano spesso e volentieri da Milano, fuori dalla nostra città, e sono contente che si sentono accolte anche dall'aspetto appunto religioso, che ci sono delle famiglie che vanno da loro, apprezzano il gesto che stanno facendo per il loro bambino. Secondo me è importante che capiscano che la Chiesa non è fatta soltanto da sacerdoti, ma anche da laici, da coppie che hanno voglia di mettersi accanto a loro per fare questo percorso insieme. Secondo me è molto importante l'accoglienza della famiglia nella comunità, ti permette poi di poter approfondire la fede anche più avanti. L'incontro in preparazione del battesimo avviene intorno al fonte battesimale, dove si cerca di colloquiare con i genitori, facendo presente che la prima trasmissione di fede parte proprio dalla famiglia, ed è la famiglia che accompagna appunto in primis i figli proprio nel quotidiano, in quello che è la preghiera, piuttosto che un gesto di ringraziamento non soltanto delle persone che ci sono state messe accanto, ma anche di tutti i doni che il Creatore ci ha dato. Nella nostra parrocchia abbiamo appena iniziato a organizzare degli incontri per i genitori e i loro figli dai 3 ai 6 anni, proprio per creare anche continuità tra il momento del battesimo e l'inizio poi della catechesi. Ed è stato molto bello riscontrare una partecipazione numerosa e anche attiva, proprio nata dal bisogno di tutti i genitori di poter condividere insieme agli altri le proprie difficoltà e anche gli aspetti positivi dell'essere genitore oggi. Dal rito del battesimo. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore.